Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con la speciale Calcio Mercato, le 21 un minuto in diretta su Rete 8 Sport per parlare non solo del Pescara ma anche del mercato degli abruzzesi, il Teramo e le squadre di Serie D nel corso di questa ora e mezza in cui ci terrete compagnia, lo speriamo tutti, anche un collegamento telefonico con il Presidente Capitelli oggi è tornato a parlare per la prima volta dall'inizio della stagione Beppi Pillon. Da Palena è scattata la seconda fase della preparazione estiva, dunque da oggi squadra in ritiro a Palena, dove si fermeranno i biancazzurri sino al 28 luglio. Sono state già definite le due amichevoli che si disputeranno proprio al comunale di Palena domenica prossima 22 luglio ore 17 contro il Delfino Flaccoporto, neopromossa questa squadra del campionato di eccellenza, e poi giovedì 26 luglio sempre alle 17 sempre a Palena contro il Teramo di Zichella, sabato 28 luglio al ritorno della squadra, al rientro della squadra triangolare a Pineto ore 20:30 contro il Pineto, l'11 di Daniele Amaulo e il Fano di Massimo Epifani. Buonasera ad Alessandro Alberti, grazie per aver accettato il nostro grazie invito. Grazie a te, buonasera a tutti gli spettatori. Buonasera a Paolo Toro, il collega del quotidiano Il Centro, grazie Paolo. A voi. E rivediamo con estremo piacere Fabio Ferrarese, allenatore della Juniores del Francavilla, stra riconfermato alla guida di questa squadra, ma da quest'anno anche stretto collaboratore di Paolo Racchini, neo allenatore della prima squadra. Sì, tra qualche giorno partiamo e speriamo di fare un buon lavoro. E tra l'altro già hai fatto un ottimo lavoro, non lo dico per piaggeria, beh, insomma la stima è reciproca, ci conosciamo da tanti anni, però sono i fatti che parlano. Lo scorso anno con la Juniores si è arrivato praticamente alla fase nazionale dopo aver battuto Campobasso e San Nicolò, purtroppo ti sei fermato con la Recanatese che poi ha vinto il titolo però. È una ferita ancora aperta, quindi quando si parla di Recanati mi viene ancora un po' di angoscia, però il calcio purtroppo, l'abbiamo visto adesso ai mondiali, toglie e dà, magari chi gioca meglio non vince, chi è più sparagnino e pensa al risultato va avanti. Complimenti a loro che hanno vinto il titolo nazionale, noi con due pareggi siamo usciti e... peccato, ci riproveremo il prossimo anno. Però hai cominciato un bel percorso, mi pare di capire, tra l'altro sei stato confermato e quest'anno anche l'opportunità di lavorare con un ottimo allenatore che ha fatto già bene la Reda Tuguri Angolana, è giovane, un ex calciatore anche del Pescara ma anche del Francavilla dove è cresciuto calcisticamente, appunto Paolo Racchini. La notizia del pomeriggio di oggi, prima di ascoltare Pillon, intervistato dal nostro inviato a Palena Enrico Giancarli, ci sarà anche l'intervista a Memusciai, la notizia del giorno del pomeriggio di oggi, sono saltate Cesena e Bari, due società molto gloriose che hanno fatto la storia del calcio italiano. Sì, il Cesena era praticamente spacciato da tempo, sì. Lo sapevamo, si aspettava oggi per mettere proprio la pietra tombale del club, che credo che avesse una massa di vittorie di 70. Sui 70 è la cosa allucinante che mi tocca anche intimamente, che in una città come Bari siano riusciti a trovare 3-4 milioni per ricapitalizzare. E il fallimento del Bari di oggi è un segnale di come stanno andando le cose, un po' lo specchio di quello che sta succedendo in Italia. Io ho iniziato a fare l'agente 20 anni fa e a sud di Pescara, tra Lega Pro e Serie B, e l'Abruzzo stesso c'erano almeno 15 squadre professionistiche. Se a Bari, con uno stadio da 60.000 posti, credo che Bari peraltro come densità di popolazione credo che sia entro le prime 10 in Italia, credo che viaggi intorno al milione, diciamo, di persone censite tra Bari e provincia, che non abbiano trovato una cifra a mio avviso modesta, e questo è allarme rosso. Però l'allarme servivano rosso, 3 milioni. Servivano 3 milioni, ovviamente anche questo presidente probabilmente si era giocato tutto alla roulette russa dei playoff, pensando che poi andando in Serie A fossero le cose sono andate male, e mi dispiace tantissimo. Però questo dovrebbe cominciare a far riflettere, anche se oggi è anche la Reggiana peraltro, sì, in Lega Pro, che aveva costruito lo stadio di proprietà, che adesso ovviamente del Sassuolo, ma è comunque Reggio Emilia,
che è, diciamo, il polo attrattivo, e questo ti fa capire che evidentemente il calcio sta cambiando. Io ritengo che ci siano delle problematiche enormi, soprattutto legate agli emolumenti, al giro d'affari, perché le società non possono sopravvivere con certe cifre di ingaggio. Poi è inutile che oggi è stato anche il Cristiano, il CR7 Day, ma stiamo parlando di un'altra galassia. Le due facce della medaglia. I comuni mortali vivono una dimensione dove ovviamente non c'è certezza tra gli addetti ai lavori, tra i giocatori. Domani ci saranno altri 200 giocatori senza squadra, però questa situazione è figlia di tanti errori commessi nel tempo, ai quali nessuno evidentemente ha voluto veramente con voglia cercare di porre rimedio. Quindi ci saranno le solite frasi di circostanza, diciamo che show must go on, il calcio va avanti. E quest'anno secondo me ci saranno anche altre squadre che non riusciranno a chiudere il campionato. Questo è un segnale inequivocabile di una difficoltà ormai, voglio dire, palese nel mondo del calcio, ma non solo nel calcio, perché poi riflette tutti i settori della vita. Il gioco del calcio, che è diventato uno sport, un'industria, dicevamo, due facce della stessa medaglia, con Ronaldo oggi Torino di fede bianconera letteralmente in visibilio, no? Per la conferenza stampa di presentazione di un giocatore davvero che sposta gli equilibri ancora, no? Eppure ha 33 anni, ha vinto 5 palloni d'oro, 5 Champions League, ha vinto più titoli degli anni che ha. Paolo? Sì, indubbiamente è una grandissima operazione che adesso, al di là di tutto, io ritengo che faccia comunque bene al calcio italiano per la fase che il calcio italiano sta vivendo. Già dall'interesse che è venuto fuori prima della formalizzazione dell'acquisto si era capito delle dimensioni, a parte quelle di tipo finanziario, ma proprio l'impatto mediatico e l'effetto di trascinamento che questa operazione può avere. Sì. Il campionato italiano recupera probabilmente un po' di credibilità come aumento di livello anche all'estero, oltre confine, ma soprattutto in Italia, perché si comincia, magari l'arrivo di Ronaldo potrebbe stimolare altre situazioni, però altre operazioni. Il paradosso seguisce la frattura tra ricchi e poveri, sì, perché poi saltano Bari e Cesena, che non sono due sodalizi così nati ieri, no? Questo purtroppo si era capito, la struttura dei bilanci delle società di vertice, soprattutto della maggior parte della Serie A, non di tutte, di quelle della Serie A e di tutte le altre, della Serie B e poi ancora a cascata in quelle della Serie C, le strutture di bilancio sono profondamente diverse, il volume dei ricavi evidentemente a certi livelli non riesce a coprire una serie di costi, una serie di lievitazioni di costi che non solo non fanno arrivare agli utili, ma non fanno arrivare nemmeno al pareggio, anzi nel tempo producono un indebitamento crescente che dopo alla fine qualcuno dovrà pagare, e quindi poi si può arrivare anche a queste situazioni estreme come Cesena, Bari, una piazza come Bari con l'impianto che c'ha, col bacino di utenza, la tifoseria, fa un po' senso vedere una società di questo livello che possa fallire, però questo deve far riflettere, perché se anche una piazza come Bari purtroppo arriva al punto di non potersi salvare, come è stato detto, anche per una cifra tutto sommato non elevatissima, alla portata, vuol dire, per il bacino d'utenza, vuol dire che un po' il mondo imprenditoriale, forse quello che vale di più, si è staccato dal calcio, e quelli che magari invece ci stanno dentro lo fanno sempre più con la speranza di progredire magari più per se stessi che non per la società, mi verrebbe da pensare, cioè ci si avvicinano magari personaggi che non avrebbero le potenzialità sane per poter arrivare a certi obiettivi che si prefiggono, e questo magari lo sanno dall'inizio, rischiano, poi se le cose vanno male però purtroppo crolla la società, non è solo un fatto personale. Ecco, volevo chiedere a Fabio, prima di ascoltare Pilon, intervistato dal nostro inviato a Palena, Enrico Giancarli, che effetto ti fa la situazione del Cesena? È saltato il Cesena, un club glorioso che ha fatto la storia, ha fatto tanti anni di Serie A, tra l'altro anche un buon campionato di Serie B con Castori in panchina. Tu sei legato in qualche modo a Cesena perché hai fatto tutta la trafila del settore giovanile. Beh, a me dispiace tanto, sono stato questi ultimi anni spesso a vedere delle partite, sia in veste professionale che non, ho ancora tanti amici, abbiamo rifatto un gruppo dell'ex primavera, ci siamo rincontrati
un paio d'anni fa a cena e già si paventava quest'idea, perché purtroppo quella vecchia gestione Campedelli si era andata un po' oltre e quindi era una cosa che si sapeva, che si, già si, nell'ambiente si era già paventata da un po', e quindi c'è un rammarico grande, perché poi ho conosciuto un presidente molto in gamba che si chiamava Edmeo Lugaresi, uno vecchio stampo. Certo. E dall'oltretomba, da lassù, probabilmente si starà rivoltando, perché è una brutta cosa quella che è successa. Dai. Assolutamente, sono d'accordo, così come diceva Alessandro Alberti per il Bari, tra l'altro Enrico, il papà di Alessandro, ha lavorato nel Bari 15 anni, ha fatto la storia per 15 anni, è davvero è una pagina amara del calcio italiano. Andiamo avanti, parliamo allora del Pescara, oggi è scattata la seconda fase, ritiro di Palena sino al 28 luglio, ha parlato Pillò, la prima volta che lo fa il tecnico di Preganzola dall'inizio di questa stagione, allora ascoltiamolo al microfono di Enrico Giancarli. Pilloni, in bocca al lupo per la nuova stagione, ha toccato tanti temi in conferenza stampa, cominciamo con la squadra, ha detto qualche ritocchino e siamo già molto competitivi. Sì, no, la squadra è stata fatta su misura, nel senso che è stata studiata in un certo modo, e mi ha preso dei giocatori adatti a giocare un certo tipo di calcio, il 4-3-3, manca qualcosina che dovrebbe diventare ufficiale, tipo Antonucci che sembra che stia per arrivare, però finché non arriva, che c'è ufficialità, non possiamo dire che sia ancora nostro. Però in linea di massima, con l'arrivo di Monachello davanti, secondo me abbiamo una buona rosa che ci può dare molte soddisfazioni. Di Zalde lo sto impostando terzino sinistro, abbiamo preso anche Del Grosso, che è un giocatore più esperto come terzino sinistro. Parlando della squadra, lei ha detto voglio scommettere su Marras, io lo conosco bene, però voglio vedere se è da B, cosa si aspetta? Sì, è un giocatore che io ho avuto, è un giocatore che in C ha fatto la differenza, è un giocatore importante per la categoria, però deve dimostrare che anche in Serie B deve fare la differenza, e questo è il campo che lo dirà, e io sono curioso di vedere questa cosa qui, anche se tutti diranno magari l'ho portato io, lo conosco eccetera, io conosco il suo valore, però deve dimostrare in B di essere all'altezza della situazione come lo devo dimostrare io. Il presidente Sebastiani ha detto deve essere la stagione del rilancio, si punta ai playoff, lei ha aggiunto in conferenza io ho 62 anni, non sono assolutamente vecchio, voglio tornare in Serie A. Sì, subito con il Pescara? Magari, nel senso che l'obiettivo mio è quello di cercare di vincere più partite possibile, e dare soddisfazioni alla gente, ai tifosi, ma soprattutto alla società che mi ha dato la fiducia. È chiaro che è un campionato molto difficile da B, è difficile dire cosa potremo fare, cosa ne potremo. Solo il campo potrà dire quello che riusciremo a fare attraverso il gioco, attraverso le prestazioni, ma soprattutto attraverso il furore agonistico. Io voglio una squadra che quando scende in campo dà il massimo, che abbia sangue agli occhi, che sia determinata, perché so che facendo così e giocando un buon calcio ti porti i tifosi dalla nostra parte, e avendo i tifosi dalla nostra parte è un valore aggiunto. Senta, l'ultima, Pillon, Brugman e Zampano, due giocatori che hanno tante richieste, non so se ci ha parlato in maniera un po' approfondita, hanno espresso la volontà di restare? No, non ho parlato con loro perché chiaramente io sono molto concentrato sul lavoro e non ho parlato di loro in caso di vendita e questo. Io li vedo molto contenti qui, io sono molto contento di averli qui, sia Zampano che Brugma, e spero che mi rimangano, questo sì, però questo vedremo. Sono giocatori richiesti, molto richiesti, però io mi auguro che possano rimanere qui. Proprio l'ultima, cosa cambia dal Pillon che abbiamo visto fare l'esordio a Palermo al Pillon che deve dare un'identità ad inizio stagione? Sì, no, l'ho detto anche prima, subentrando è un discorso, chiaramente ho dovuto adattarmi a tante situazioni, però abbiamo raggiunto la salvezza che era l'obiettivo primario in quel momento lì. Adesso cominciando da zero, praticamente dall'inizio del campionato, devo dimostrare che sono all'altezza di portare Pescara a dei buoni livelli, ma soprattutto a buoni livelli di gioco, di prestazioni, di organizzazione di gioco. E questo è il mio obiettivo principale, perché io so che attraverso il gioco, attraverso l'organizzazione, arrivano anche i risultati. Perciò questo è il mio grande obiettivo. Bocca al lupo. Dimostrare questo. Bocca al lupo. Grazie.
A me piace sottolineare e rimarcare, non so se siete d'accordo, l'estrema umiltà di questo allenatore, che insomma non è un neofita del calcio, a 62 anni ha allenato anche in Serie A il Chievo, ricordo insomma che un piazzamento, riuscì a conquistare un piazzamento in Europa nel forse nel 2006, qualcosa del genere, insomma ha fatto bene sempre, ovunque, da 4 stagioni era fuori, diciamo così, dal giro della B, a distanza di 4 anni è tornato, nella parte finale ha fatto molto bene, no? Perché la situazione era delicata, è riuscito a centrare la salvezza col Pescara. Alessandro, Paolo e Fabio. Beppi lo conosco personalmente perché ha lavorato a Bari, anche a Bari con mio padre. E fu molto sfortunato in quella stagione. Sì, fu un'annata disgraziata, ma nell'economia della carriera di un allenatore a 62 anni l'annata balorda ci sta e non può negativizzare tutto il ben fatto. Credo che sia un allenatore che in questo momento, soprattutto a Pescara, dove siamo abituati a volerci sempre truccare per quello che non siamo, ci faccia anche un attimino mantenere quei piedi per terra. Lui non è uno sprovveduto, sì, e sa di non esserlo. Credo che anche a livello mediatico si stia interfacciando nella maniera più corretta possibile. Peraltro, dopo tutto quello che c'è stato, il veleno degli anni passati, io credo che forse quest'anno, proprio perché il Pescara sta partendo, sta incominciando la stagione, diciamo, in maniera non inosservata ma quantomeno senza grandi clamori, potrebbe essere un momento in cui loro possono lavorare tranquillamente, perché lui i concetti ce li ha, sì, in testa, ce li ha molto chiari. Se hanno la capacità di seguirlo, io sono convinto che questa squadra possa migliorare e anche i singoli possano crescere, perché è un allenatore veramente molto preparato. Io, come ti ho detto, lo conosco personalmente, quindi non posso che parlarne bene. Ecco Fabio, esperienza e saggezza quando è arrivato a Pescara in un momento molto delicato da parte di Pillon, anche savoir-faire è innegabilmente sul piano tecnico-tattico. Che cosa può cambiare? Un po' mi ricollego alla domanda che faceva giustamente Enrico Giancarli allo stesso allenatore a fine intervista: cosa può cambiare pronti via all'inizio della stagione? Beh, è chiaro che, come ha detto lui, e mi riallaccio alle parole di Alessandro, è una persona molto in gamma, umile, abbiamo sempre detto pure l'anno scorso in trasmissione con te, si è sempre posto in maniera veramente da signore, e quindi ha meritato la riconferma sul campo, al di là di poi come si è posto per quello che ha fatto vedere in mezzo al campo. È chiaro che ripartendo dall'inizio deve cercare di dare una sua identità, che io non penso cambierà molto rispetto a quella dell'anno scorso, perché poi la squadra che sta costruendo la società insieme al direttore sportivo, chiaramente anche dai suoi dettami che gli ha imposto, è una squadra che presumo giocherà col 4-3-3, quindi ripartirà, sì, da quel modulo, chiaramente un po' meno zemmagnano ma un po' più equilibrato. Io credo che se rimanga questa rosa, la rosa attuale sia una rosa importante, perché un centrocampo con soprattutto il centrocampo, no? Mi pare una buona base. Mushai e Machine non penso, certo, che ce l'abbiano in tanti in Serie B. Oltretutto c'è Zampano che potrebbe rimanere, Fiorillo, certo, che ha deciso di rimanere a furor di popolo, e chiaramente davanti bisogna vedere se poi abbiamo le caratteristiche giuste per fare quello che vuole lui, però io credo che quest'anno il Pescara possa far bene, anche se la B è sempre equilibrata, un po' certo, un'incognita. Assolutamente, sempre un'incognita se vogliamo, no? Sotto questo profilo. Paolo, si riparte sicuramente da una buona base, faceva riferimento Fabio al centrocampo, effettivamente il centrocampo in questo momento sembra essere il reparto davvero più affidabile, no? Dell'intero campo. Sì, il centrocampo un po', diciamo, è rimasto un po' la cassaforte di questo gruppo, e io credo che intanto l'impressione che abbiamo avuto l'anno scorso all'arrivo, l'impatto che ha avuto Pillon, molto positivo, confortato anche ovviamente dai risultati successivi, sia un'impressione pienamente confermata adesso. Lui continua a parlare di una squadra molto umilmente, appunto come diceva Alessandro, una squadra fatta su misura, con giocatori adatti, ha detto, mi sembra esplicitamente, ha fatto riferimento al 4-3-3. Io credo che se è stato bravo quando è arrivato a prendere la squadra in un momento particolarmente difficile, l'ha portata alla salvezza, dovrebbe avere ancora più soddisfazioni e darne ai tifosi ancora più di soddisfazioni adesso che può cominciare a ripartire da zero con un gruppo che
conosce in gran parte, con giocatori che gli aggradano, come ha riferito in più circostanze. Quindi questa è già tutto sommato una buona rosa, a partire dal centrocampo, ma anche l'attacco, da come si sta formando. Certo. Diciamo, io credo che la difesa, che è stato il tallone d'Achille delle ultime stagioni, con un mare di gol presi negli ultimi campionati, ha un tasso d'esperienza credo superiore rispetto ad altri anni, del grosso. Beh, anche con l'ingaggio di Scognamiglio come difensore centrale. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti effettivamente perché il tecnico possa lavorare bene e ottenere i risultati auspicati, ovviamente. Ecco, questa è la rosa, naturalmente ancora provvisoria, perché siamo agli inizi della preparazione, però sono 29 gli elementi a disposizione di Pillon per questo ritiro di Palena. Tra poco ci torneremo, dobbiamo andare in pubblicità. Intanto c'è da dire che da oggi a Palena la novità è rappresentata proprio dalla prima giornata, proprio tutta pescarese, e sono andati anche in ritiro a Palena sia Scognamiglio che Monachello. Dunque sono i due nuovi arrivati, gli ultimi arrivati nelle file del Pescara. Domani si chiuderà sicuramente per Mirko Antonucci, ormai sembra quasi una telenovela, però insomma l'intesa tra Pescara e Roma per il prestito secco c'è ormai da 10 giorni, abbiamo parlato personalmente anche con Ricky Massara 10 giorni fa, ci ha detto non ci sono problemi, il ragazzo adesso deve trovare l'accordo col Pescara. C'è stato un tiro e molla, se vogliamo, all'inizio c'è stata anche un po' di freddezza da parte di questo giocatore, in realtà più da parte del suo procuratore Paolo Paloni, però adesso pare che la situazione si sia appianata. Domani si chiuderà per Antonucci, una giovane promessa del vivaio giallorosso, ricordiamo un classe 99 che lo scorso anno ha esordito sia in campionato, un grande assist per Dzeko, la terza giornata a Genova ad evitare la sconfitta che sembrava più che probabile della Roma contro una grande Sampdoria, gol di Dzeko all'88esimo su assist di Antonucci all'esordio in prima squadra, e poi anche il debutto in Champions League nella partita di ritorno della semifinale contro il Liverpool. Naturalmente non bisogna caricare di eccessive aspettative, no? Questo ragazzo, di eccessive pressioni, perché stiamo parlando di un 99 e va aspettato. Oltre a Antonucci abbiamo detto domani Monachello e Scognamiglio già sono con i compagni di squadra, e poi bisognerà vedere con l'Atalanta, perché si parla di Eguelfi, però la situazione è in stand by, un terzino sinistro classe 1995 che in B ha giocato nella Pro Vercelli e nel Cesena. Melegoni e Capone sicuramente faranno parte del Pescara. Capone un gradito ritorno, c'è l'accordo con Sartori, il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta. Tra l'altro Capone, classe 99, ha già fatto bene lo scorso anno con 6 gol nel primo campionato di Serie B. E poi Melegoni, altro giocatore della cantera dell'Atalanta di cui si dice un gran bene, un classe 99 come Capone, entrambi sono impegnati negli europei Under 19 in Finlandia. Alla fine degli europei si aggregheranno dunque ai compagni di squadra, probabilmente già a Pescara, perché sarà terminata la fase di ritiro a Palena. Ci fermiamo per pochi istanti, poi ricominceremo naturalmente andando ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate oggi a Palena da Ledian Memushai. Eccoci qui, allora alle 21:27, prima di ascoltare Memushai facciamo vedere in grafica la rosa attuale del Pescara. Ringraziamo naturalmente Dino D'Angelo. Allora, partendo naturalmente dai portieri, Fiorillo, Castrati e il giovane Galante che viene dall'Under 16, difensori Celiento, Zampano, Vitturini, Balzano, Del Grosso e Ventola. Questi sono tutti terzini bassi, esterni bassi come si suol dire in gergo attuale. Poi i centrali sono Campagnaro, Gravillon, Scognamiglio, Fornasier, Perrotta, Carillo ed Elisalde. Attenzione su Elisalde, lo diceva anche Pillon al microfono di Enrico Giancarli, Elisalde viene utilizzato, o meglio il tecnico di Preganziolo lo sta utilizzando anche da terzino sinistro, e pare che il ragazzo stia rispondendo bene. Quindi c'è questa duplice opzione, Elisalde che sicuramente resterà a Pescara, un classe 2000 che abbiamo visto poco l'anno scorso, però insomma stiamo parlando di un diciottenne. Centrocampisti Proietti, Brugman, Selasi, Memushai, Palazzi e Macin. Gli attaccanti sono le punte centrali Monachello, Cocco e Bunino. Gli esterni in questo momento Mancuso, Yamga, Marras e Forte. Forte potrebbe essere girato in prestito al Fano di Massimo Epifani. Questa è un po' la situazione attuale della rosa del Pescara. Dove si dovrebbe ancora intervenire secondo te, Alessandro? Occhio e croce. Numericamente c'è il reparto dei difensori. Io
peraltro mi lasciano perplessi contro i rinnovi di contratto a Campagnaro, che lo rispetto, però per me è un ex giocatore da 2 anni sicuramente, quindi non è un rinnovo di Campagnaro, lo vedrei bene più come un uomo di staff per curare la fase difensiva. Lì parecchi giovani credo che possano seguire la destinazione Fano se hanno fatto questo accordo. E sugli attaccanti continuate ad auspicare voi l'arrivo di Antenucci, benissimo, però io credo che quest'anno potrebbe essere a sorpresa l'anno di Cocco, sì. Perché Cocco ha fatto una caterva di gol nel 4-3-3 con Marino allenatore a Vicenza, poi è venuto a Pescara, da quello che dicono pare che non si sia caratterialmente trovato bene con Massimo Oddo, poi si è fatto il crociato. Ha trovato anche la quadra giusta Massimo Oddo con Banda Bassotti, ti ricordi? Caprari, Benaglia alle spalle di Lavadori. Un giocatore che è venuto a Pescara, sì. Dopo che aveva fatto tanti gol. 20 gol nel Vicenza. Io credo che quest'anno, soprattutto con questo allenatore, Cocco potrebbe essere, non dico una sorpresa, però potrebbe essere un giocatore che viene ripescato e potrebbe essere un giocatore determinante. Staremo a vedere. Intanto una telefonata. Pronto Rete 8 Sport? E poi continueremo con i ragionamenti sull'organico, la rosa del Pescara. Parliamo con Sergio. Buonasera Massimo, sono Sergio dal Circolo Operaio di San Donato. Carissimo Sergio, ben risentito. Sì. Grazie, ben trovato. Saluto a tutti, a te e agli ospiti. Grazie. Senti, ti volevo dire Massimo, noi veramente siamo soddisfatti di questa campagna acquisti, sai? Dopo alcuni anni possiamo fare i complimenti alla società, perché veramente si sta comportando bene, stiamo attrezzando una bella squadretta secondo noi, e quindi quando ci vogliono le critiche noi siamo i primi a criticarlo, però quando ci sono da fare degli elogi, da elogiare la società, noi siamo i primi a farlo. L'unica cosa vorrei dire, se il presidente ci sta ascoltando, una cosa sola: non diamo 6-7 giocatori al Teramo, perché gli dobbiamo dare ogni anno tutti questi giocatori al Teramo? Visto come ci hanno trattato il nostro Sanzovino e il nostro Giorgio Reperto, perché dobbiamo continuare a dargli giocatori 5-6-7? Basta, se lo vogliamo dare un giocatore, ma poi basta. No, Sergio, ti volevo dire, quest'anno probabilmente solo Celli, ma forse neanche Celli, domani si deciderà, poi tutti gli altri giocatori saranno dirottati a Fano, questo è poco ma sicuro, ma restano ottimi rapporti tra Pescara e Teramo. Vabbè, ottimi rapporti, però li abbiamo dato, Sanzovini e Reperto, poi abbiamo visto come ce l'hanno trattato questi due, che sono, tu sai cosa sono per noi, questi, cosa significano questi due giocatori per noi. Sì, per carità. Perché dobbiamo dare ogni anno 5-6-7 giocatori? E così pure, guarda, ci sono tante squadre abruzzesi che possiamo dare anche giocatori in bene, perché su tutto al Teramo? No, vabbè, ma quest'anno ti sto già dicendo, non succederà questo. Io quello volevo dire, se è così va benissimo. Sì. Va benissimo, ottimo. Cioè, così. Al Teramo quest'anno sicuramente non andranno giocatori, forse uno, Celli, ripetiamo, ma è anche difficile, domani sarà presa una decisione in merito, anzi più tardi ne sapremo di più intervistando al telefono il presidente Campitelli. Grazie Sergio. A noi va benissimo così, va bene. Guarda, tutte le volte chiamo per tutte le squadre abruzzese, tutte, fuori che il Teramo, l'Aquila e l'altra squadra. Vabbè, addirittura, dai, non ne facciamo un caso, dai. Va bene, grazie Sergio, grazie. Ciao, ci vediamo, buonasera. Grazie Sergio. Allora, facciamo così, ecco, sull'argomento, sulla rosa, sia Paolo che Fabio. Ma secondo me la rosa a questo punto ci si lavorerà più in uscita ovviamente che in entrata, perché bene o male i punti, sì. I punti basilari sono stati già definiti. Forse qualcosa serve anche a centrocampo, secondo me. Ma guarda, c'è più che a centrocampo, io prenderei un terzo portiere esperto, secondo me, perché con tutto il rispetto non conosco. No, però se dovesse andare intanto via un terzo portiere. Per dire Selasi, che sicuramente andrà a giocare. Se dovesse resterebbero Proietti, Brugman, Memuscia, i Palazzi, Macin, attenzione però anche a Melegoni, abbiamo già detto, un classe 99, giovanissimo, che dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore, arrivare dalla Atalanta. Probabilmente sarà quella, ci sarà questa. In attacco, se Antonini, io dicevo come completamento a centrocampo, sì, non come è, completamento. Ecco, sì, perché se lì dopo c'è da vedere il nodo di Brugman, se rimarrà effettivamente. Tu ci puoi dire qualcosa in merito, perché hai parlato, sappiamo anche poco prima di venire qui a Rete 8, ci potresti rivelazioni importanti. Dopo la pubblicità Brugman ci puoi pensare. Che...
vuoi non, riflettere un po', ponderare non il ho parlato con Brugman, che conosco e che stimo e non, però è chiaro che secondo ma me secondo te andrà via secondo, sì o no? La tua sensazione? Secondo me la sensazione, io mi auguro fortemente che rimanga, però credo anche che gli ultimi giorni di mercato saranno non tanto adesso decisivi. Quando gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi, quando anche la società farà una valutazione, diciamo, anche di tipo finanziario, certo, su quello che sarà stato, no? Assolutamente. Il bilancio fra le entrate e le uscite. Però una cosa è certa, tu hai un filo diretto con Gaston, lo conosci da tanti anni, vi stimate. Lui sì, ha già espresso l'intenzione di rimanere comunque a Pescara, cioè sarebbe contento di rimanere. Allora, Gaston è un professionista serissimo, bravo, bravissimo, sì, ragazzo, lui è contento di rimanere a Pescara. Perfetto, questo è importante. E se gli si dovessero aprire, è chiaro, nuovi orizzonti, io penso che sia legittimo che possa aspirare, ovviamente di tipo migliorativo. Stai parlando quasi da procuratore, in fieri di Brugman, Cioè proprio hai imparato anche il mestiere. No, assolutamente. Scherziamo naturalmente. Fabio, sull'organico, secondo te, insomma, occhio e croce, come lo valuti? C'è qualcosa da limare? Io sono d'accordo con Alessandro, è chiaro, bisogna sfoltire qualche reparto dove c'è un po' di esubero, e la difesa mi sembra quello più indicato. E poi chiaramente il mercato, se offre un'occasione negli ultimi giorni, magari la società sarà brava a coglierla, certo, e poi di conseguenza e cambiare qualche strategia negli ultimi giorni. Però se dovessero rimanere i due big, Zampano e Brugman, io credo che il mercato sia quasi a posto per quello che riguarda le entrate. Poi chiaramente, certo, se Zampano dovesse rimanere con la testa giusta, lavorare con 29 giocatori è un valore aggiunto, è difficile per un allenatore lavorare con 29 giocatori, infatti. 23-24 penso sia l'ideale, sì. Anche tu alla Juniores Francavilla quanti ce ne hai? No, vabbè, io noi siamo ad un livello un po' più basso, anche perché da noi i giocatori spesso vanno in prima squadra, giusto, anche per completare la rosa. Voi avete una funzione molto importante voi allenatori di settore giovanile, sì, perché crescete il prodotto, no? Contribuite alla crescita del prodotto per far sì che possa poi questo prodotto esplodere in prima squadra. La nostra mission dovrebbe essere quella, però non tutti la praticano. Infatti, assolutamente. C'è chi predica in un certo modo e poi no, guarda solo il risultato. Esatto. Allora, stavamo parlando anche, anzi soprattutto della difesa, perché qui insomma c'è un numero elevato di giocatori, soprattutto i centrali, sono in questo momento 7, Campagnaro, Gravillon, Scognamiglio, Fornasier, Perrotta, Carillo e Lisalde, ma anche i terzini sono diversi. Cenetto dovrebbe sicuramente essere girato, sarà girato in prestito, si parla di Fano, anche Parcelliento, che è una discreta esperienza, un'ottima esperienza devo dire in Serie C, perché ha giocato nella Viterbese negli ultimi due anni, cresciuto nelle giovanili del Napoli, classe 94, all'occorrenza è un terzino, lui è un terzino, ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrale. I terzini sono 3, 4, 5, 6 terzini: Celietto, Zampano, Vitturini, Balzano, Del Grosso e Ventola, con l'aggiunta di Elisalde, che viene provato spesso, almeno così da quello che ha detto Pillon, dal tecnico proprio di Preganzol, Trevigiano, è stato provato spesso in questi primi giorni di ritiro con ottimi risultati. Staremo naturalmente a vedere. C'è Cristiano Del Grosso, non l'ho dimenticato, insomma non ha bisogno di presentazioni. Prima di ascoltare Memuscei, stiamo parlando di un 83 che ha giocato 10 campionati in Serie A, cresciuto nel Giulianova, conosciuto stimatissimo da Repetto, mi ricordo i tempi del Giulianova quando esordì, aveva soltanto 18 anni, da lì insomma il salto di qualità, è andato ad Ascoli con Giampaolo, ha fatto la Serie A con lui, ha avuto un allenatore importante come Conte a Siena, insomma stiamo parlando di un calciatore di grandissima esperienza che viene da 3 anni di Serie B, ha giocato a Bari, ha vinto il campionato nella SPAL, riportando questa gloriosa società in Serie A dopo tantissimi anni, credo 50 se non vado errato, qualcosa del genere, e poi lo scorso anno ha giocato nel Venezia. Certo, non è più il giovane Del Grosso, ma può ancora dare il suo contributo, che ne pensate? Se fisicamente sta bene può fare ovviamente il suo, peraltro questo è un nome che era, diciamo, inserito tra i papabili anche nelle stagioni, sì, come no, nelle insomma, stagioni cioè, precedenti. È stato spesso accostato al Pescara. Io mi ricordo quando lui ha esordito, credo che sia stato Adriano Buffoni a far esordire lui. Sì, come no, lui e il fratello. Avevano 18 anni. Questo dimostra il fatto che poi se i giocatori sono bravi, non c'è bisogno della regola
quindi integrali è un tema che abbiamo più volte affrontato. Certo, tra l'altro ha avuto Giampaolo anche a Cagliari, Cristiano Del Grosso l'ho seguito anche a Siena, insomma ha avuto dei maestri molto importanti, ha giocato in Serie A nell'Ascoli, nel Cagliari, nell'Atalanta e nel Siena. Classe 1983, ricordiamo anche la cessione sorprendente, se vogliamo, perché non se ne parlava, sorprendente per noi cronisti, di Alessandro Crescenzi, aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2019, non gli è stato proposto il rinnovo, si è guardato attorno, Alessandro Crescenzi, c'è stata la possibilità di Verona ed è sicuramente un salto di qualità per questo giocatore, ha 28 anni, 27 anni per la precisione, Fabio, no? Cioè vai a giocare in un club che comunque punta a tornare in Serie A, no? Ma a me Crescenzi è sempre piaciuto, è vero pure che nell'ultimo periodo ha avuto un po' un'involuzione, magari aveva bisogno forse di cambiare aria. Però, come hai detto bene tu, va tra virgolette a giocare per un obiettivo importante. Certo. Sicuramente il Verona con Grosso e con l'ambizione di quella piazza giocherà un campionato di vertice, cosa che magari a Pescara non era sicuro di fare e oltretutto era scadenza di contratto, quindi ha fatto bene la società ad accontentarlo, a monetizzare quello che poteva monetizzare. Assolutamente, infatti diciamo che c'è la soddisfazione di entrambi i soggetti, il soggetto Pescara Calcio che monetizza il giocatore attraverso la cessione di un giocatore in scadenza contrattuale, non so se 250.000 euro, si parla di una cifra del genere, e poi la soddisfazione di Crescenzi che in scadenza di contratto, non gli è stato proposto il rinnovo, firma per un club blasonato come il Verona, triennale fino al 30 giugno 2021. Andiamo al telefono e poi sentiremo Memuscia, pronto Rete 8 Sport. Ciao, buonasera Massimo, sono Luigi da Pescara. Salve Luigi. Senti, non vedo tra i centrocampisti Canutè. Sì. Come mai? Questo è un mistero perché non siamo riusciti a capire. Allora no, in realtà è successo questo, pronti via, c'è stata diciamo l'inizio della preparazione al Vestina, il ragazzo ha goduto di un permesso per problemi, diciamo così, al ginocchio, è rimasto a Torino per curarsi, problemi di lieve entità, questa è la giustificazione ufficiale. Ma, poi però insomma, sono passati 8 giorni, quindi comunque fa parte del patrimonio del teoricamente Pescara. Sì, è un giocatore di proprietà del Pescara. Poi sono contento che Elizalde è apprezzato da Pillon, io l'ho visto giocare, allenarsi diverse volte, guarda, è un campioncino, è un peccato non farlo giocare quel ragazzo, ha un fisico, ha un colpo d'occhio e ha tutti i crismi per essere un gran bel giocatore. Certo. Benissimo, senti Massimo, perché non rifate quel tipo di trasmissione che avete fatto ultimamente, una specie di revival sulle vecchie glorie? Ah sì, no vabbè, c'è stato un bellissimo. Sì, abbiamo fatto, vabbè, piangere. Ma c'è stata una partita al Valle Anzuca, ti riferisci alla partita Pescara 2003? Sì, anche quello, anche la trasmissione dove avete un po' ricordato. Ah, ho capito. I modi e i metodi che venivano usati un bel po' di anni fa. E mi avete fatto commuovere. Che bella trasmissione. Massimo, voi non siete secondi a nessuno. È troppo tu, gentile. Vabbè, ma tu ormai ci conosciamo da anni, quindi. Guarda, una bellissima. Io ti ringrazio. Grazie. Sì, io mi domando, ma come mai non ti vengono a rubare di notte da casa tua? Non esageriamo. Sei un vanto per. Sei troppo per gentile, mi stai facendo arrossire, non sono abituato troppo ai complimenti. Io quindi non sono abituato. Massimo, non sono abituato a far complimenti, siete professionalmente garbati, educati, avete tutto quello che serve per essere speciali. Grazie, grazie davvero, grazie per queste belle parole. Ciao Massimo, ciao, un abbraccio. Ciao. Lo inviterò sicuramente, grazie, grazie, grazie ancora, buona serata. Allora andiamo ad ascoltare Ledian Memuscei al microfono di Enrico Giancarli, un ritorno gradito. Non c'è dubbio alcuno, insomma Memuscei è un giocatore caratteriale, tecnico, un leader, ed è stato giusto farlo ritornare, poi è chiaro il campo dirà, però insomma io credo che sia una garanzia. Allora andiamo ad ascoltare Memuscei.
Bentornato Memuscia a Pescara, un anno di assenza si è sentita. Cominciamo dalle cose belle che hai detto in conferenza. Insomma, mi è mancata Pescara. No, quello mi è mancato tantissimo, ma infatti anche da Benevento appena potevo venire, sono venuto spesso, però mi è mancato magari più che altro il campo. Sai, dopo 3 anni passati qua a Pescara, dove abbiamo vissuto delle belle annate, le prime due, poi la terza no, però veramente sono stato bene, quindi finché posso ritornare ho fatto di tutto. Hai detto un'altra frase bellissima: sono orgoglioso che Brugman sia il mio capitano. Sì, perché Gas per me è un ragazzo straordinario, è un giocatore fortissimo per la Serie B, e se rimanesse mi piacerebbe veramente giocare con lui e che ci desse una mano, perché è veramente un ragazzo straordinario. Fascia di capitano a Brugman. Certo, sono, come ho detto prima, sono orgoglioso che lui sia il capitano, perché veramente ha tutto per fare bene. Ti è spiaciuto con Zeman che non ti ha dato fiducia l'anno scorso, che non ti ha fatto sentire importante? Ma purtroppo è anche il metodo di Mr. Zeman, che non guarda in faccia a nessuno, a volte magari facendo anche bene, però noi venivamo già da un'annata che è stata un'annata brutta, magari pensare di fare magari un'altra annata brutta così mi faceva un po' magari star male. Allora, quando c'è stata la possibilità che magari è venuto fuori il Benevento, che era in Serie A, allora lì ho accettato di andare via, però ho sempre, non dico, ma la testa era sempre di qua a volte, quindi è stata un'annata anche dove sono andato molto particolare. Ti chiedo un'ultima cosa, dall'alto della tua esperienza, che Pescara stai vedendo? Che ruolo deve avere in questa stagione? Sia tu che Pillon, vi siete fatti sfuggire una frase in conferenza, Serie A magari. Certo, quello c'è, nel senso, diciamo, sognare o credere in qualcosa di importante è sempre bello, è giusto che ci si va al campo con un obiettivo bello che si può raggiungere. La Serie B ha fatto vedere che non ci stanno squadre che vincono il campionato sicuro, e quest'anno ancora meno, perché ci stanno, secondo me, rispetto all'anno scorso, ci stanno anche meno squadre, diciamo, tra virgolette, ammazza campionato, squadre che hanno dei squadroni più forti delle altre. Forse una, ma neanche. Bocca al lupo. Crepi. Abbiamo dunque ascoltato anche Ledian Memuscioi, che Pillon conosce molto bene, perché lo vorrei ricordare, ha giocato nel Carpi, allenato da Pillon nel 2013-2014, in realtà la seconda parte di quel campionato, quando Pillon sostituì Vecchi, l'attuale allenatore del Venezia, ex allenatore della primavera dell'Inter. Tra l'altro Pillon con quel Carpi fece molto bene, si salvò tranquillamente, anzi sfiorò anche il traguardo dei playoff, subentrando proprio a Vecchi. E poi sono passate 4 stagioni, nessuno ha chiamato in B, solo il Pescara lo ha fatto a marzo dello scorso anno, a fine marzo di quest'anno. Cioè, incredibile il calcio, no? Ci sono delle situazioni strane, ma non ho... Beppi Pillon non ha lo sponsor, quindi ci sta che sia rimasto fuori da. Poi è stato anche, forse adesso, anche un colpo di fortuna per lui venire ad allenare Pescara. Io credo che, mi auguro soprattutto, che nelle trasmissioni a seguire, quando inizierà il campionato, possiamo commentare un qualcosa che ci dia soddisfazione. Dai, è troppo tempo che a Pescara commettiamo retrocessioni, polemiche. Speriamo che questo sia l'anno giusto per riprendere a sorridere. Assolutamente. Tra l'altro, Paolo, e poi andremo in pubblicità, insomma, un assist per il tuo amico Gas, dicendo che la fascia di capitano resta sul braccio. Ha riconosciuto, io penso che sia stato ovviamente spontaneo, ha riconosciuto il valore, e io credo che siano due elementi che si possano conciliare molto bene sul campo. Memuscia ha riportato equilibrio ed esperienza in una società, poi nella squadra, poi è, da come vediamo, una persona brava, garbata, a modo. In questa campagna acquisti, affari spenti un po' del Pescara, nella quale il presidente parla poco, non ci stanno proclami, gesti eclatanti, tutto forse un po' meglio così, questo, no? Questo è, diciamo, è un ritorno di grande sostanza per il Pescara, e quindi io penso anche questo fa parte, diciamo, di
ci autorizza un po' ad essere ottimisti per il lavoro che si può fare. Fabio, che ne pensi? Ritorno. Io mi sono già espresso prima in merito. Infatti. Secondo me Memushai è un gran giocatore, per la Serie B è un lusso e con le caratteristiche di Brugman e Makin penso si sposi proprio perfettamente. Quindi Brugman metodista con Makin e Memushai mezzani. Ma io potrei vederli bene anche in un centrocampo a due con Makin tre quarti. Quindi Memushai e Brugman due mediani, uno più di costruzione, uno più di interdizione e un trequartista che svaria dietro una 4-2-3-1? Sì, o 4-3-3 se vuole continuare sulla linea. Però col triangolo rovesciato. Sì, esatto. Alla grande, Fabio, ormai, ormai lanciatissimo Fabio, ma sei molto bravo e me l'hanno detto sono persone del settore, e, ripeto, non è piaggeria. Allora, 21:49 ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, poi parleremo del Teramo, un collegamento telefonico con il presidente Luciano Campitelli per capire un po' come si sta muovendo il Teramo sul mercato. Eccoci qui, allora alle 21:52 parliamo del Teramo, prima però c'è una telefonata credo in linea, chiediamo a Dino D'Angelo, mi pare proprio di sì, se non ho capito male. Sì, pronto? Ciao Massimo. Buonasera, parliamo con? Franco, Massimo Profeta. Franco? Sì. Ciao Franco. Ciao Massimo. Dici tutto Franco. Allora, io volevo lanciare un appello, no? Sì. Visto la situazione di Bari, Avellino, Cesena. No, l'Avellino ce l'ha fatta, eh? Però a Sebastiani diamo un po' di fiducia, raddoppiamo un po' questi abbonamenti e sempre Forza Pescara. Grazie Franco, grazie. Okay. Sintetico, chiaro come sempre. Grazie ancora a Franco. Allora, parliamo del Teramo. Il Teramo che quest'anno, devo dire, insomma, ha... sta cercando di attuare una politica decisamente diversa rispetto al passato, no? Tanti giovani, soprattutto provenienti da club di Serie A, ha stretto rapporti con il Sassuolo, con l'Atalanta, insomma è una nuova frontiera, si cambia qualcosa, anzi si cambia molto, soprattutto tanti giovani. Oggi è stato ufficializzato il portiere Gomis, che non è giovanissimo, si conosce, un portiere di categoria, classe 89, lo scorso anno a Pagani, cresciuto nelle giovanili del Torino, tra l'altro il fratello del più noto Gomis, una dinastia di portieri, che conosce bene Zichella, confermato sulla panchina del Teramo perché l'ho allenato proprio nelle giovanili del Torino, dove ha esordito anche in Serie A, nel cui fila ha esordito in Serie A nel 2014, poi ha giocato in B nel Trapani, lo scorso anno alla Paganese e oggi dunque è stato ufficializzato dal Teramo, quindi un innesto di esperienza, soprattutto per un ruolo molto delicato come quello del portiere. In linea c'è Luciano Campitelli, il presidente del club biancorosso, che salutiamo e ringraziamo. Salve presidente. Ciao, buonasera Massimo. Insomma, una nuova frontiera se vogliamo, perché quest'anno avete deciso così di cambiare anche politica, no? Linea dal punto di vista proprio della campagna acquisti, cioè avete stretto rapporti con club di categoria superiore, il Sassuolo, l'Atalanta, sono in arrivo e sono già arrivati tanti giovani. Perché? Ma perché? Perché quest'anno, oltre ad avere ancora 10 tesserati over, che dovevamo prendere degli under e quindi andare su giocatori che già avevano delle esperienze, per far sì che erano anche loro dei titolari, perché altrimenti se si prende solo il giovane per poi aspettare durante l'anno e non è ancora pronto, non si sfruttano per bene, quindi si è deciso così insieme all'allenatore, il direttore e la società, e quindi abbiamo fatto questi innesti. Stasera abbiamo chiuso anche Ranieri dell'Atalanta, sì. È un regista, classe 97, sì. Che comunque ha giocato anche in Serie C, se non vado errato, esperienze con l'Alessandria e il Cosenza, o mi sbaglio? Sì, quindi sono tutti giocatori che hanno già fatto un anno, due non dico da titolari fissi, ma alcuni sì, alcuni no, però già che hanno un'esperienza
che poi ci può aiutare nell'arco della stagione. Però voglio dire, un taglio col passato, se vogliamo, no? Perché tanti giovani questa... Beh, rispetto agli anni scorsi, adesso sono molto giovani. Oggi diciamo che la politica, la nuova politica del calcio italiano... cioè impone questo tipo di... Impone sia a livello di Lega, sia a livello poi di costi, perché oggi una Serie C ti danno dei contributi basati quasi esclusivamente sul minutaggio, quindi sull'avvento dei giovani. Certo, certo. Quindi il futuro è quello, in futuro speriamo sempre più di poter pizzicare sempre di più nel nostro settore giovanile, che anche qui abbiamo, stiamo rivoluzionando, e quindi si va sempre su sulla qualità. Il nostro, diciamo, direttore sportivo sarà lui il punto di riferimento sia della prima squadra che del settore giovanile, quindi ci stiamo strutturando per bene, per avere insomma un futuro dove i giovani dovranno essere il nostro fiore all'occhiello, e anche cercare di fare delle vendite, ma delle vendite anche di valore, quindi puntando sicuramente sui giovani del 97, 98, 99 anche, perché il nostro è abbinarli insieme a... Certo. Ecco, ricordiamo che gli under quest'anno nel campionato di Serie C sono dal 96 in giù. Sì. Questo è importante dirlo e sottolinearlo. Ecco, in controtendenza rispetto al recente passato, allora, i rapporti col Pescara sono sempre ottimi, sì, improntati alla massima cordialità, però quest'anno per la prima volta non arriverà nessuno dei giovani del Pescara a Teramo. Ma nessuno, potresti che... Forse Celli. Che Celli potrebbe arrivare, però stiamo vedendo, quest'anno il Pescara ha fatto un diciamo, credo un accordo, credo una partnership, credo qualcosa di questo genere con il Fano, dove allena un suo allenatore, ex allenatore Epifani, e quindi certo. Ogni tanto è giusto anche rinnovarsi per capire poi se il Teramo negli anni passati ha fatto bene, oppure se potrà fare meglio con una società diversa. Ma noi con Sebastiani e col Pescara non è che stiamo in buoni rapporti, più che buoni, e non abbiamo nessun tipo di rancore tra di noi, bensì il futuro sicuramente si tornerà anche a... Quest'anno neppure noi gli abbiamo dato nessun giocatore, perché non ne avevamo, quindi il prossimo anno sicuramente speriamo di fare qualcosa in più. Perfetto, Presidente, in uscita restano Caidi, Tulli, Amadio e Barbuti, ce lo confermo, oppure potrebbe di questi che ho citato rimanere alla fine al Teramo, visto che comunque vi radinerete mercoledì 18 luglio? Dipende da tante situazioni. Oggi questi sono giocatori del Teramo, sicuramente sono giocatori del Teramo, si dovranno impegnare e fare molto meglio dell'anno scorso per dare una mano al Teramo e a loro stessi, perché dopo quest'anno il loro contratto finisce, e quindi sicuramente si dovranno impegnare per far sì che avranno anche un mercato che li aiuterà poi a ritrovare squadre o a restare nel Teramo il prossimo anno. Perfetto, senta Presidente, le ultime due domande. Intanto su Persia, che è stato un brillante protagonista nell'ultimo campionato nell'Avezzano, un classe 1998, domani mi conferma l'incontro a pranzo col Presidente Paris per domani chiudere l'affare. È chiuso l'affare, lo andremo a chiudere per rispetto con Paris. È un giovane molto interessante che proviene dal settore giovanile della Roma, quindi ci sono tutti i presupposti che sia un giocatore già pronto per la nostra categoria. È un 98, un altro giovane che si aggregherà ai tre vecchi che sono Amadio, Spighi e De Grazia, vecchi diciamo con qualche anno in più, certo. E con altri tre giovani che sono 97 e 98.
Ecco, ma c'è un accordo particolare, nel senso, insomma, in caso di rivendita futura di Persia, una percentuale la riconoscereste in questo caso l'Avezzano? Ma domani lì andranno a chiudere, adesso in particolari poi si affineranno di fronte a un bel piatto di spaghetti o altro. Capito. Perfetto, Presidente, l'ultimissima invece perché... Sì. Avete praticamente è fatta per la gestione dello stadio Bonolis più sì, o meno, sì, no? Sì, sì, sì. Cioè, diamo per ufficiale anche questa notizia che è importante. Stiamo facendo i lavori all'interno del bar dove vorremmo fare un modello inglese, dove sarà il pub dove ci sono delle birre, quindi legate molto ai tifosi, molto a tutte quelle persone che dopo una partita o durante una settimana vogliono venire, farsi un buon bicchiere e farsi anche una chiacchiera con qualche nostro calciatore che passa da quelle parti, perché stiamo attaccati al campo, poi diciamo la mensa dei calciatori sta lì vicino, certo. E quindi creare un punto di riferimento, un punto anche di accoglienza per le famiglie, no? Anche certo. Per le famiglie e tutti i ragazzi che vogliono venire. Ecco, praticamente questa gestione, ricordiamo, allora l'impianto è di proprietà del comune, no? Per fare un po' di precisare una situazione che magari a qualcuno sfugge, l'impianto Bonolis è di proprietà del comune, sì. C'è una gestione da anni affidata all'imprenditore Cantagalli, sì. Voi praticamente cioè fate una subgestione? Sì, sì, facciamo una subgestione. Perfetto. Così almeno chiariamo questo aspetto. Sicuramente ha parlato anche dal comune con l'imprenditore Cantagalli che si è anche lui reso conto che oggi senza sfruttare quel bene, perché è un bene importantissimo, uh-huh. Non si crea benessere a nessuno. Quindi, perfetto. 5 anni, Presidente? Quanto dura? 10 anni. Ah, 10 anni, perfetto. Sì, sì, sì. Ma avete già ratificato l'accordo oppure? Sì, 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 sì. Quindi una notizia ufficiale, perfetto. È fatta, però diciamo adesso dobbiamo soltanto, siccome il comune si è insediato da poco, quindi ancora non hanno fatto la giunta, la giunta verrà ratificata anche però tra le parti, tra noi diciamo e Cantagalli già. Perfetto. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Presidente, in bocca al lupo, ci rivedremo a Palena per l'amichevole col Pescara, ricordiamo sì. Giovedì 26 luglio alle 17, è ufficiale zecca dal Sassuolo mi pare già. Sì, 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 sì. Già sì. Tutto a posto, esterno d'attacco della 97. Sì. Grazie Presidente, è stato gentilissimo. Grazie a voi, buonasera. In bocca al lupo ancora al Presidente Campitelli, tra l'altro in Serie C una domanda che vorrei girare a voi, gravi difficoltà, ne parlavamo all'inizio, addirittura 11 sodalizi. Beh, oggi non si è iscritto, non ha fatto ricorso l'Andria, la Reggiana, certo. La Lucchese credo che certo. Anche sia d'alto rischio, però è il quadro, cioè più si va giù e peggio è, insomma. Tornando al discorso del Teramo, credo sì. Che possa il Teramo se è veramente impostato, perché Zecca è un giocatore che viene sì. Dal Sassuolo, il Sassuolo credo che in questo momento in Italia sia una delle società che stia lavorando meglio sì. A livello di settore giovanile, non solo perché ha vinto dei campionati diciamo under, ma perché c'è anche Francesco Palmieri che è veramente che è molto, molto bravo, molto ex attaccante del Francavilla, credo che anche Pescare certo. tra le giovanili del Sassuolo per una società come il Teramo possa dare delle grandi soddisfazioni. Assolutamente, abbiamo detto di Zecca, ma anche Piacentini stanno definendo questa operazione, terzino destro centrale, classe 99, dovrebbe arrivare in prestito al Sassuolo, militato nella primavera della squadra emiliana, e dicevi bene, ricordavi appunto Zecca Palmieri. Ha giocato a Piacenza l'anno Zecca scorso, ha giocato è a comunque Piacenza. Un ragazzo che ha fatto anche le nazionali. Ha fatto le nazionali, esatto. Si conosce. E comunque dicevi bene perché Palmieri sta facendo un ottimo lavoro, l'aveva fatto già a Parma fino a quando non è fallito non il è fallito, club no. E poi adesso si sta ripetendo a Sassuolo, ex attaccante del Francavilla in C, ma anche del Pescara, della Sampdoria e di tante altre squadre del nostro campionato. 22:05 minuti, ci fermiamo per pochi istanti e poi parleremo di Serie D e interrogheremo il nostro ospite Fabio Ferraresi sulle ambizioni rinnovate del Francavilla del presidente Candeloro. A tra pochissimo.
Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, parliamo di Serie D del Francavilla perché abbiamo l'opportunità di interloquire in diretta nei nostri studi con Fabio Ferraresi, perché il Francavilla si è rinnovato tantissimo, no? Il prossimo anno ci saranno parecchi volti nuovi a partire dalla panchina, abbiamo detto affidata a Paolo Rachini, tu sarai il suo stretto collaboratore, confermatissimo tu la guida della formazione juniores, e poi ci saranno tante novità anche in prima squadra, insomma, parecchi volti nuovi, no? Beh sì, sì, sono stati confermati Palumbo, Banegas, però insomma abbiamo tanti arrivi. Alcuni giocatori sono rimasti, i giocatori che probabilmente hanno fatto meglio l'anno scorso, e abbiamo un direttore sportivo nuovo che è Paolo D'Ercole, come no? Paolo D'Ercole che insomma ha già una grande esperienza, no? Perché è stato nel Pescara per tanti anni, poi ha allenato Curi Angolana anche mi pare, no? Certo, e quindi ha deciso insieme al presidente e al mister di adottare questa politica di cambiamento, chiaramente riducendo un po' i costi rispetto alla passata stagione. È chiaro che le ambizioni, però mantenendo alte le ambizioni mi pare, no? Perché infatti, da come ci sta muovendo sul infatti mercato, infatti lì volevo arrivare, le ambizioni del nostro presidente sono sempre altissime e lui ci tiene a far bene e noi cercheremo sul campo di dargli le soddisfazioni che merita. Per me è un orgoglio essere rimasto, chiaramente in un ambiente dove si può lavorare con serenità e tornando alle parole di Alessandro poco fa, in questo momento è complicato lavorare con serenità negli ambienti di categorie inferiori, oltretutto la nostra non è nemmeno una categoria professionistica, anche se tra virgolette lo siamo, perché sì, da noi non manca veramente nulla e sarebbe bello riuscire a raggiungere la categoria professionistica, appunto perché magari diamo delle soddisfazioni a chi sta investendo tempo, soldi e quant'altro, quindi cercheremo già da lunedì che partiamo di lavorare con sinergia e con un unico obiettivo che è quello di far bene. Poi è chiaro che in Serie D è difficile fare proclami, certo. È difficile vincere campionati perché poi è un campionato un po' strano dove vince solo una squadra, dove poi bisogna azzeccare sempre gli under che devono giocare, che fanno la differenza perché 4 sono stati in campo dall'inizio, un 97, 2 98 e un 99, no quest'anno, forse ho fatto un po' di confusione, quest'anno un 98, 2 99 e un 2000, bravo, 98, 299 e un 2000. Se sbagli il 2099, certo. Giochi 9 contro 11, quello esatto. È il segreto. Quello è il segreto, effettivamente devi indovinare gli under e non è facile, soprattutto in un campionato di Serie D, no? No, non è anche questa è una situazione vessatoria che secondo me non ha molto senso, perché con le potenzialità che ha questo presidente, credo che in un regime normale, forse certo. con un obbligo di far giocare un numero limitato di under, credo che lui potrebbe, da come mi dicono, potenzialmente comprare sul mercato il meglio che c'è. Assolutamente. Però poi quando poi hai il problema degli under, lì o c'è un lavoro veramente di scouting, ma li devi forse bloccare prima ancora che certo. Inizia la stagione, perché se poi arrivi all'inizio della stagione incomincia a esserci il tourbillon di giocatori che vengono a provare. Una grande possibilità di errore, quindi investi tanto e però poi ti rendi conto alla fine della partita che hai giocato in inferiorità di numerica, non per l'espulsione ma perché in scampo hai schierato della gente non preparata. In questa categoria, Fabio, aiutami a dire se sbaglio, insomma correggimi, significa spostare già gli equilibri verso una certa direzione, insomma, beh, no? È chiaro, poi gli under oltre che giocare poi ti alzano il livello del lavoro settimanale, perché sono più o meno la metà della rosa, perché devono giocare in 4, minimo ce ne vogliono 10 in squadra, e quindi se la settimana non va se in non certo... 10 almeno 8 insomma, quindi che sono un numero rilevante, se la settimana non va avanti con un certo ritmo, una certa professionalità, un certo tipo di lavoro, ne risente pure il giocatore esperto. Due giocatori che si sono messi in grande evidenza, Paolo, nell'Avezzano l'anno scorso, proprio Persia, di cui parlavamo con il presidente Campitelli, un 98 che domani
appunto sarà ingaggiato ufficialmente dal Teramo, è stato protagonista nell'Avezzano di Federico Giampaolo. L'altro è Michael Deramo, che Gianni Paris cederà nei prossimi giorni alla SPAL che a sua volta girerà questo ragazzo del 99 probabilmente la Juve Stabia. Quindi l'Avezzano non avrà due under tra i protagonisti degli ultimi campionati di Serie D, Paolo. Sarà un problema anche questo. Beh, immagino rimpiazzarli, no? Non ho seguito ovviamente da vicino l'Avezzano, però è chiaro che da quello che sta venendo fuori da questo discorso, il peso degli under è rileva. Questo succede un po' anche nella pallacanestro. Nella pallacanestro, questo perché la federazione vuole avere la certezza che almeno una parte delle risorse, anche nei campionati, certo, no, strutturati in una certa maniera, vengono indirizzate ai giovani con un utilizzo effettivo. Però mi sembra di capire, almeno fino al livello di Serie B, la pallacanestro l'impatto è minore, cioè basta che stanno in panchina tre under, poi lì ci sono cinque che giocano e ci sono delle sostituzioni. Certo. Invece nel calcio è più vincolante la cosa. Chiaro. Quindi diventa ancora più importante, come diceva Alessandro, l'attività di scouting e magari lo devi fare, non basta farlo su scala regionale, ma anche fuori. Il problema dello scouting ti chiede un dispendio di risorse. Allora la mia domanda è: quanti nel CND hanno la disponibilità di avere una rete? C'è una voce di bilancio, deve essere impegnata anche di bilancio di quelli che effettivamente abbiamo detto non prima, è facile. Perché lo scouting molto spesso, non so, Fabio allena il Francavilla, ha giocato con qualche suo amico che adesso vive nel Piemonte, e lo scouting lo fai col cellulare telefonando, forse se trovi qualche immagine su YouTube, però non è che così si possono fare le squadre. Non sono indicative, è molto più difficile. E questo è un problema anche per le squadre professionisti, figurati sui dilettanti, devi avere forse anche un po' di fortuna. Assolutamente, probabilmente. Sono d'accordo. Allora, per quanto riguarda il Francavilla, le ufficialità ad oggi sono Caffiero, difensore che non ha bisogno di presentazioni, ex L'Aquila, poi difensore anche Bosco, Nazzari, gli attaccanti Ciceriello e De Costanzo. Quelli confermati invece sono Milizia, Spacca, Banegas, Palumbo e Baba, che è un ottimo elemento tra i protagonisti lo scorso anno dei giovanili, mi pare, no? Però ha giocato anche in prima squadra. No, era stato aggregato per un periodo alla Juniores, ma dopo, come ha fatto una partita subito, che era nettamente, infatti Iervese lo ha utilizzato spesso, sicuramente è stata una delle sorprese dello scorso campionato, credo un 99 anche lui, quindi c'è già una buona base sicuramente. A Francavilla, con Palumbo per esempio, è stato il giocatore, è stato eletto miglior centrocampista della Serie D lo scorso anno, tra l'altro, se non vado errato, 13 o 14 gol in doppia cifra. Stiamo parlando di un classe 89 che ha fatto la differenza in tanti incontri giocati dalla squadra di Pierluigi. Beh, Cosimo. Lo chiamano gli amici, secondo me c'entra poco con la categoria. Non c'entra niente, però. No, non c'entra nulla, perché calcia a destra e a sinistra nello stesso modo, ha una gran visione di gioco, ha tanto per fare il giocatore di altre categorie. Evidentemente, se alla soglia dei 30 anni ha avuto poca continuità, secondo te che cosa può accadere? Cioè, un po' di fortuna sicuramente dipende anche dal giocatore, sono sempre i soliti discorsi che si fanno, no? Tu hai detto calcia indifferentemente di destra e sinistra, non c'entra niente con questa categoria. Perché è rimasto in Serie D? È difficile fare azzardare delle ipotesi, anche perché poi io il ragazzo l'ho conosciuto soltanto quest'anno, il suo excursus calcistico non lo conosco, so che ha avuto delle possibilità per fare il calciatore ad alti livelli, buoni alti livelli. Se non l'ha fatto, probabilmente avrà qualcosa che gli manca a livello caratteriale. E ce ne sono tanti di esempi in Serie D, no? Di gente che veramente avrebbe potuto calcare ribalte ben più prestigiose, per esempio lo stesso Esposito, che lo scorso anno giocava a San Benedetto del Tronto, veramente un giocatore di grandissima qualità, che è transitato anche per Pescara l'anno di Oddo, poi andò via, fu penalizzato da un infortunio, l'esordio in Coppa Italia col Torino. Stiamo parlando, non so se lo conosci, Vittorio Esposito, giocatore. Poi bisogna vedere dinamiche anche extra calcistiche. Infatti, ci sono poi tante, dipende tante anche. Poi io dico che la fortuna, per non adoperare un termine colorito, incide. Assolutamente. Oh, per quanto riguarda invece il Pineto, anche il Pineto è una squadra, una società davvero in salute, organizzata,
che si sta muovendo bene sul mercato con il DS Roberto Giammarino, ricordiamo il presidente Silvio Brocco, dopo l'attaccante russo che lo scorso anno ha realizzato 16 gol nella Nocerina di Morgia e del DS Alessandro Battisti, tra l'altro un ex promessa del Taranto, classe 91, oggi è arrivato anche Fortunato, questo è un centrocampista dell'89, ex Regina, lo scorso anno ha militato in Serie C nella Regina, quindi ha messo a posto l'attacco, il centrocampo, la squadra del presidente Brocco, ma oggi è arrivato anche il difensore centrale Tommaso Mazzei, un classe 95 che lo scorso anno ha militato nell'Ostia Mare, dunque continua la campagna di rafforzamento del DS Giammarino e tra l'altro sta per arrivare, credo che sia ufficiale, lo sarà nelle prossime ore, Massa, ex Renato Curi, non so se lo conosci Fabio, Massa esterno alto, sì, un buon giocatore, che la Ternana ha girato in prestito al Pineto, è un classe 99, sì, caratteristiche? Sì. Beh, ha fatto, si è messo in mostra con l'Angolana, no? Quest'anno non l'ho seguito, comunque sicuramente... È stato preso dalla Ternana proprio, sì, quest'anno. Sì, 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 esatto, ha fatto, l'ho visto giocare, ha fatto bene, l'ha valorizzato bene l'Angolana, chiaramente è un 99 che andrà a rimpiazzare qualche under che magari è diventato over lì a Pineto, tipo Cercelluti che non so se hanno venduto. È andato la Virtus Francavilla, esatto, Cercelluti, sì, che è un 97, sì, se non vado errato, sì, sì, comunque, ha fatto molto bene l'anno benissimo, scorso. Benissimo, più o meno con quelle caratteristiche. Oh, e tra l'altro il Pineto aveva già acquistato, ingaggiato Villanova e Pedalino, due attaccanti che non hanno bisogno di presentazione in categoria, soprattutto Pedalino che, esatto, in Abruzzo ha giocato in diversi club. Insomma, le società abruzzesi di Serie D si stanno muovendo, purtroppo ha interrotto il suo rapporto con Giulianova l'amico Nicola D'Ottavio, che appunto proprio da oggi non è più il DS del Giulianova dopo aver fatto molto bene ad Agnone. Scopriremo insomma nei prossimi giorni quali saranno le strategie di mercato del club giallorosso glorioso, una società che ha fatto la storia in Abruzzo per quanto riguarda il calcio, tra l'altro affidato il Giulianova neopromosso in Serie D a Nico Stallone, che ha fatto molto bene, artefice del miracolo Monticelli degli ultimi anni. Allora abbiamo chiuso qui, chiudiamo qui l'appuntamento con la speciale calciomercato, ultimo passaggio appunto sulla geografia politica calcistica che si staglierà davanti ai nostri occhi, sarà una geografia finanziaria, esatto, solo ma anche finanziaria, adesso sì. In questo momento sì, ci sono solamente i grandi club e quelli che partecipano, certo, diciamo che fanno parte del circo, però, perché poi i successi saranno sempre di competenza. E sarà sempre più dura. E credo che sarà sempre più dura. E soprattutto mi auguro che quando ci sono questi avventurieri che si affacciano per prendere le società, qualcuno controlli da che estrazione provengano, perché il problema di fondo è che tante sono delle teste di legno messe lì per fare danni. Oggi per me è una giornata triste perché non riesco a capacitarmi. Pazzesco. Mentre andavamo in onda, quello che è successo a Bari è fuori da ogni logica, però non si può far prendere un club importante in società professionistiche in città prestigiose, io ti dico anche Reggio Emilia, come no? Sicuramente da gente che arriva dall'Australia, dalla Cina, avventurieri, poi insomma potremmo stare a parlare. Il Bari potrebbe ripartire acquisendo il titolo da Bisceglie, ma leggevo che forse c'è il presidente del Bisceglie che vorrebbe cercare di incardinare un lodo per ripartire dalla C, e sarebbe comunque un successo dalla Serie C, però adesso sono voci che a caldo rimbalzano sui siti e quant'altro, vedremo gli sviluppi. Certo è che insomma partiamo dai 700 milioni di euro, certo, che sono stati investiti nel Milan e poi non ce ne sono 30 per coprire gli interessi, certo, e allora ci sono delle domande che nascono spontanee, ma ne parleremo magari, come no, approfondiremo l'argomento momento. Però è vero anche, Paolo, la Covisoc, questo fantomatico organismo, commissione di vigilanza, se funzionasse un po' meglio forse le cose andrebbero anche diversamente nel calcio, perché non è possibile che ti iscrivi,
sembra che tu stia a posto come società, poi in corso d'opera non ce la fai. Beh, è successo col Modena, è successo col Vicenza che è stato dichiarato fallito, il Modena addirittura a un certo punto si è dovuto ritirare dal campionato, cioè sono cose che non dovrebbero accadere. Ma ci vorrebbero dei controlli, voglio dire, più pertinenti, più pressanti, cioè, perché poi il danno che si fa non è solo il fatto, oggi non è la squadra di calcio, è un danno poi anche, no, certo, allargato, per cui la serietà della proprietà e la capacità di tenere sotto controllo l'equilibrio finanziario sono fondamentali per andare avanti. La Covisoc con gli altri organismi deputati a controllare dovrebbero fare tutta una serie di verifiche all'inizio sulla solvibilità, certo, e anche mi viene però da non dire, sempre succede, non quello sempre succede, cioè non riesco, lo so, a capacitarmi. Evidentemente io adesso non so quali siano i criteri che ispirano questo organismo, cioè che cosa vanno a vedere, se è ricco il proprietario, se la società c'ha la struttura, no, questo non lo so, però comunque secondo me dovrebbero essere individuati dei parametri precisi che devono risultare validi all'inizio dell'anno. Poi può succedere di tutto, però quantomeno i presupposti iniziali devono essere validi e tali da potersi augurare, non dico garantire, ma comunque da poter certificare il fatto che una certa attività con quei presupposti possa andare avanti regolarmente. Cioè, se partiamo da una società che già è molto indebitata, certo, cioè, capito? Non dovrebbe neanche partire, quello con che personaggi dico, no? Discutibili, cioè, dietro, che credo, poi ritornano con prestanome, eccetera. Io credo che si sia, adesso per non essere, diciamo, maligno fino in fondo, io credo che si cerchi sempre di allargare, di non applicare mai rigidamente le norme, certo, perché sennò probabilmente, forse credo che potrebbe anche, per dare un po' più di credibilità nel calcio, io credo che la Serie A dovrebbe tornare a 16 squadre, sì, la Serie B a 18 e la Serie C con 2, massimo 3. Però è stato stabilito il blocco dei ripescaggi la scorsa settimana in B, probabilmente a 20 squadre. Per tanti anni c'è stata questa grande contraddizione. Sono d'accordo. C'è stato questo segreto della double che devi valorizzare i giovani. Ma ci sono tanti giovani che nel momento in cui escono dalla griglia, certo, degli under, non hanno uno straccio di offerta. Questo è poco, perché non potevano. Io sono, allora, ricordo sempre con piacere un'espressione, Fabio, e tu mi puoi capire perché tu fai parte di un'altra epoca del calcio, perché sei un 79, beato te, insomma, se meritavi giocavi ai tuoi tempi. Marco Giampaolo dice sempre, ama ripetere, ai miei tempi se volevi giocare un giovane, se voleva giocare in C, doveva bruciare, mangiare l'erba, ecco, proprio l'espressione adatta. Ma io su questa cosa con me sfondi una porta aperta, perché poi questa adesso invece giocano tutti perché c'è il minutaggio, allora giustamente le società devono reggersi, devono e sostenere questo, però questo non è calcio, ma non è calcio, e poi illudi dei ragazzi che magari smettono anche anzitempo di studiare, bravo, o magari non è una fabbrica di illusioni, e poi a 23-24 anni si ritrovano in mezzo a una strada senza né arte né parte. La solidità finanziaria dovrebbe essere indipendente dai risultati, nel senso deve essere una solidità, sì, di base. Sono d'accordo. Infatti, invece qui, cioè in molti casi si va sull'onda, no, dei successi, certo, dell'anno messi, e magari ci si espone pensando che, certo, le cose possano andare bene alla stessa maniera, poi si arriva a un punto in cui magari i risultati, esatto, vengono a mancare e tu ti trovi sull'orlo di un baratro e non puoi fare più niente. No, perché poi se fai minutaggio arrivano i soldi dalla Lega, sì, perché c'è la norma che dice che se fai giocare i giovani, a prescindere dal fatto se siano o meno capaci, ma prendi i soldi. È stata una norma troppo aggressiva, certo, da subito, la si è voluta voglio dire, far passare come la panacea di tutti i mali, ma non è vero, certo, ma non è vero, perché poi non c'è tanta qualità, non ha senso che io faccio questo l'agente da 20 anni, non ha senso che chiamo un direttore sportivo di una squadra di Serie A e gli dico un 2000, cioè, qua, 10 anni fa dicevo c'ho Massimo Profeta che diventa un giocatore, certo, adesso tu devi prima dire l'anno di nascita e poi presentare il giocatore. Quella è la cosa assurda. Ma non ha senso. Poi a scapito anche della qualità, Fabio, no? Perché se poi ci troviamo, certo, a parlare dell'Italia che è fuori dai mondiali, un fondo di verità lo si deve ricercare soprattutto nella crescita dei giovani, nel settore giovanile e nella scuola calcio. Sì, sì, no, ma al di là poi dei ragazzi che devono giocare nelle prime squadre, il problema sussiste nelle scuole calcio, come hai detto bene tu,
dove a volte ti ritrovi a vedere delle partite con allenatori che non, certo, non sono in grado di star seduti là. Dipende soprattutto dalla competenza, secondo te, degli istruttori? Ma io, per far sì che il calcio italiano torni a produrre qualcosa nel settore giovanile, ripartirei dagli istruttori. Dagli istruttori. Istruttori qualificati, ma remunerati per la qualifica che hanno, perché se lo devono fare come secondo, terzo lavoro, sono d'accordo, o dividersi tra due o tre società, perché poi apro e chiudo una parentesi. Ha detto una cosa sacrosanta. Ho fatto un corso territoriale che non mi era mai capitato, perché li ho sempre fatti online, corsi di aggiornamento per il patentino, perché sennò poi ce lo tolgono se non fai determinate ore. Sono andato ad un corso territoriale senza dire dove e quando. La prima cosa che è stata detta da chi gestiva questo corso, quindi uno dell'AIAC, diceva: saremo severissimi se troveremo situazioni in cui qualcuno di voi è tesserato o fa più attività per più società. Io volevo intervenire dicendo: come ci tutelate? Se mi danno 200 come ci tutelate, mese, come ci tutelate per far sì che un ragazzo che magari ha fatto l'ISEF o ha 25 anni vuole iniziare non prenda 250 euro ma almeno 600-700 euro? Perché questi sono i compensi, 200-250 euro 300-350-400 c'è la fame. E quindi come pretendi che poi uno lo faccia con la passione, certo, la dedizione e la voglia di farle veramente quelle due ore? No, ma dici, passatempo. Assolutamente, hai detto una cosa sacrosanta. Poi la competenza degli istruttori credo che sia fondamentale, soprattutto quando si parla di attività di base ma anche di settore giovanile. Del resto Allegri, e cito un nome illustre, ha detto recentemente: vedo che a livello di settore giovanile si insegna più il mantenimento di una linea difensiva che non il controllo orientato, che era l'ABC quando giocavamo a calcio da piccoli, quando avevamo gli istruttori con la I maiuscola, o no? Sì, sì, no, ma è così, questo è un tema che si è sempre dibattuto. Bisognerebbe avere dei tecnici federali che insegnano i fondamentali. Certo. Però in questo momento c'è tanta confusione nel mondo. Questo è il quadro odierno, è questo purtroppo. Meno male che qui abbiamo un istruttore come Fabio, tecnico di settore giovanile, perché tu la Juniores fa parte già del settore giovanile, quindi sì, sì, sei un allenatore di settore giovanile. Mi dicevi, Paolo? Io credo che nel bilancio di ogni società più si va in alto e più deve essere ovviamente così. L'investimento per l'organizzazione e la tenuta del settore giovanile non deve essere un fatto residuale, quello che ci avanza lo impegna. Certo. Prima si deve dare invece una chiara definizione e poi a quello sommare, magari risparmiare sui costi per dire degli stipendi della prima squadra. Sono molte volte per prendere magari un giocatore appetibile di nome sul mercato, cioè ci si svena e magari poi devi rinunciare oppure non c'è il campo, la disponibilità del campo dove fare, cioè comunque quello sintesi, deve essere uno zoccolo dobbiamo duro. Dire in sintesi, perché questo è un messaggio che deve essere divulgato il più possibile: a prescindere dall'età il ragazzo deve giocare se sa giocare a calcio, certo, a prescindere dall'età, questo sì, è un mantra che ripeteremo da qui fino alla noia. Fabio, in bocca al lupo per il nuovo ruolo da diciamo stretto collaboratore, non mi piace parlare di vice, stretto collaboratore di Paolo Racchini, allenatore della prima squadra del Francavilla. Partirete il 23, lunedì 23, ritiro di Ovindoli, sì, se non vado errato, esatto, per 10 giorni, sì, sì. 2 agosto il ritorno. Il 2 torniamo e dovremmo fare un amichevole, sì. Perfetto, in bocca al lupo di cuore, grazie ad Alessandro Alberti. Come va il mercato, il tuo mercato personale? Adesso sta entrando nel vivo. Quindi alla grande, insomma. La grande te lo dico il 17. Il 17 ore 20. Ore 20 è un venerdì 17 ore 20, insomma, se si fosse chiuso alle 17 di venerdì 17 sarebbe stato un disastro completo. Grazie a Paolo Toro, grazie a voi, Paolo, per grazie aver accettato il nostro invito, grazie per la tua competenza, grazie a Dino D'Angelo in regia, naturalmente a voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo con lo speciale calciomercato sempre alla stessa ora lunedì prossimo, ore 21 su Rete 8 Sport. Grazie ancora e buona serata.